No. Io non posso credere. Io non posso no, credere. No, io non posso credere. Non è possibile. Non posso credere a quello che cazzo ho appena visto. Non ci voglio credere. Altro che Real Madrid ieri sera. Questi fino all'altro giorno stavano ultimi a 2 punti. Hanno fatto 87 punti nelle ultime 5 giornate, è ragazzi. Una cosa... Se è una cosa da non salva! Credere, una cosa da non credere quella che sta facendo la Salernitana. Guarda, una cosa fuori dal mondo. Cioè, 13 punti, compresa questa che sta là per finì. 13 punti nelle ultime 5! Cioè, da scudetto! Hanno giocato 35 partite di campionato, il che vuol dire che nelle restanti 30 hanno fatto 16 punti. No, io non ci posso credere. Cioè, da una media di mezzo punto... per i brividi! Da una media di mezzo punto a partita ad una media di quasi 3 punti a partita. Io non c'ho più niente da dire. Fermatevi. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Possiamo chiudere il video anche potremmo qui. Potremmo chiuderlo così. Calmi. Mi piace per supportare i nostri contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati e per ricevere in tempo reale le notifiche sul cellulare ogni volta che pubblichiamo. Sto canale è il primo. È come se fossero un canale unico. Cioè abbiamo un altro canale YouTube non di calcio oltre a quelli di calcio. Lo trovate insieme ai due canali di calcio qua sotto in descrizione o durante il video compariranno qui. Allora, cosa io ti dico dire? La verità. Prima dell'inizio di questa partita, sì, l'ho pensato, ho detto, la Salernitana stanno talmente a pallettoni a livello mentale che se fanno fregare al Venezia? No! Stanno talmente tranquilli dal punto di vista mentale che la pressione ormai è tutta dalla parte del Venezia, che aveva cominciato sì, la stagione in un determinato modo, la certo, stava indirizzando in un modo, ammazzava, non dico le B, no, a Roma ha fatta fuori. A Roma sì. Ha fatto fuori anche altre... A fine giro d'andata stavano ottavi in altro po', in Venezia. Il Venezia era tranquillissimo. Dicevamo che si sarebbero salvati a mani basse e che eravamo tutti stupefatti da quello che stavano facendo. Sì. L'abbiamo evidentemente gufata perché dal momento in cui l'abbiamo detto nel girone di ritorno il Venezia non è più una squadra di pallone, no, non vince più manco per sbaglio. Sono 10 partite o 11 consecutive che perde, se non vado errato, questa con la decima, questa. Se non sbaglio. Se questa dovesse perderla, penso sia la decima. Se perdono questa, la retrocessione è annata. No, vabbè, sono retrocessi, perdi uno scontro diretto, sono retrocessi, mancano 3 partite, ma che te l'ho inventato, una portata epocale, ragazzi, non ci sarebbe. Ciao, secondo me non c'è più pericolo, cioè non c'è proprio più neanche il margine di salvezza, cioè anche se la matematica non t'ha ancora condannato è solo sei annato. La Salernitana dal canto loro, secondo me, lo sai, è espulso. La Salernitana al canto loro è come se stessero ancora ultimi e che praticamente sono spacciati nella loro testa. Ancora, esatto. Dice, giochiamo se stiamo amichevoli. Esatto. Vediamo che sta a succedere. Giochiamo. Nelle ultime 5 hanno fatto 4 vittorie in pareggio. Vediamo se effettivamente facciamo così schifo come diceva la classifica fino a poco tempo fa, ragazzi. Hanno completamente ribaltato. No? Cioè, una cosa che io... l'ho già detto in un altro video. Io, ma mi avessero detto un centesimo. Un centesimo. No, non l'avrei potuto dire perché. Io. No, non avrei neanche potuto immaginarlo. Non ci avrei scommesso nulla. Zero. Niente. Hanno fatto. Stanno facendo, secondo me. Perché onore, ancora non è ancora scritto. Può ancora succede qualunque cosa. Sì, però tu capisci ad che oggi... adesso sono artefici del loro destino. Perché la prossima è col Cagliari. Hai e capito? Gli stanno davanti a pari partite e non giocate. Solo, rigiocano alla Rechi. Rigiocano in casa contro il Cagliari. Ma è pazzesco! Il Cagliari mo che c'ha tutte le pressioni dalla sua. Il Cagliari secondo me arriva là che come il Venezia scoppiato, si cagano addosso, si cagano perché c'hanno tutto da perdere. La Salernitana ormai, seppur c'ha una situazione più positiva di loro, è tranquilla. Sono molto più tranquilli di loro. Il Cagliari adesso cambia allenatore. Mazzarri licenziato un tronco, la sera storia. In che senso? Dice che ha insultato Giulini. Non ho capito bene chi ha insultato. Robe pesanti. L'hanno licenziato in tronco, quindi no, esonerato. Licenziato. Poi non so perché qualcuno ha detto no, ha smentito. Non mi sono formato, quindi però, la vabbè, diciamo che non la lo so. Possiamo dire che la situazione in casa Cagliari non è per niente semplice, no, non è per niente calma. Punti? Quindi, punti allora sono 29 i punti per la Salernitana in questo momento al 17° posto, Cagliari a 28, retrocessa, Genoa 25, Venezia 22. Quindi raga, a 3 giornate dalla fine con 9 punti a disposizione, il Venezia è a 7 punti dalla zona retrocessione. Senti, ovviamente Spezia e Sampdoria a 33, io le darei per salve. A questo 3 punto partite, 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. È troppo.
Secondo me è un margine abbastanza ampio per restare tranquille. Anche perché per far retrocedere Sampdoria e Spezia devono perdere tutte e tutte. Devono, a parte loro le devono perdere tutte, ma devono vincere almeno tutte, cioè almeno due tra Salernitana e Cagliari devono vincere sempre. Salernitana e Cagliari la prossima hanno lo scontro diretto. Quindi raga, Spezia e Samp sono praticamente quasi salve. Succede salve. L'impossibile deve succedere. Per succede l'imponderabile. Esatto. Ma troppo. Ragazzi, io continuo a pensare a questa Salernitana e continuo a dire che forse il cambio proprietà dovuto, perché vi ricorderete all'inizio stagione si diceva la Salernitana rischia di non partecipare alla Serie A perché è delotito, è stata affidata ad un trust e sembrava neanche trovassero in realtà la quadra, ti ricorderai. Sì, poi alla fine trovarono la quadra, costretti a vendere e a cambiare proprietà dopo il trust. Mercato di gennaio, arriva Iervolino, si chiama? Iervolino il presidente, sì. Arriva Iervolino, che pure è giovane tra l'altro. Sì, è giovane. Arriva Iervolino. Rivoluziona mezzo. Calcio mercato pazzesco. Cioè, compra, se non mi sbaglio, quasi la squadra intera. Sì. Perotti. Perotti, Fazio. Perotti, Fazio. Perotti, Fazio, Sepe. Ma tanti, tantissimi calciatori. Tanti giocatori. Ederson pure, che ho preso nel mercato di riparazione, se non mi ricordo male. Tanti, tanti giocatori. Tantissimi calciatori, ragazzi. Ma aspetta, l'altra mossa secondo me è quella che arriva dopo. L'ulteriore cambio d'allenatore, perché un allenatore era stato già cambiato e subentrato con Antuono. I risultati con Antuono, ragazzi, sono stati, non voglio dire disastrosi, ragazzi, ma ragazzi, è un aggettivo che ci va molto era molto retrocessa. La Salernitana era retrocessa per chiunque, pure per i tifosi, ma anche i tifosi ci credevano. Arriva Nicola, la squadra comincia perlomeno ad avere un'identità, almeno un'identità a mostra. Dopo l'identità cominciano ad arrivare i risultati, raga. Ma è una questione di testa, è una questione mentale. 4 vittorie nelle ultime 5 e un pareggio, quindi la Salernitana che è imbattuta. Sì, ma il pareggio lo fa con l'Atalanta. Una vittoria di quelle l'ha fatta la Fiorentina. Stava rischiata e vince, ma perché vogliamo ricordarci la Roma? Roma-Salernitana che stavano a rischiare di farsi altri 3 punti con noi, che l'abbiamo ripresa per i capelli nel giro dei 3 minuti. Non ce lo dimentichiamo. È vero. Io me lo ricordo bene. È la partita successiva che hanno cominciato a vincere. Se non mi sbaglio, sì, da quando, da dopo Roma-Salernitana, che comunque si vedeva che la Salernitana era una squadra compatta e che giocava per giocare, si è visto che qualcosa poteva cambiare. Non mi aspettavo. No! Non mi aspettavo di certo un cambiamento del genere. Però ti posso dire una cosa? Noi ne stiamo a fare tutto questo discorso, no? Sì. Ma tu ti immagini se questi fanno, no, stanno facendo quello che hanno fatto, ma tu ti immagini se disgraziatamente, mo che stanno fuori dalla zona retrocessione, li retrocedono? Ci vanno allora, comunque? Aspetta. È un'ipotesi che dobbiamo considerare. Esatto, no scusa, mi ero un attimo impallato perché stavo a vedere, pensavo c'è fosse un altro, no, no, pensavo fosse un altro rosso per il Venezia. No, 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 no. Invece no, è solo ammonizione per Henry. E te dico, purtroppo questi sono gli imprevisti che possono capitare. E devi sempre poi andare a recriminare su tutte quelle partite in campionato che praticamente non hai giocato, dove la testa ormai, dove la testa non t'assistiva, aveva completamente, era completamente tiltato. Esatto. E quindi ci potrebbe ancora essere questa opportunità. Certo è che se la Salernitana contro Cagliari si porta a casa altri 3 punti, io non mi sento di dire che la Salernitana ne procede a 2 partite dal termine. Capite bene che se mette se metterebbe 4 punti, 4 punti eventualmente sulla zona della retrocessione, perché Cagliari rimarrebbe a 3. No, raga, mi viene da ridere perché questa è un'impresa. Voi ci scherzate, voi dite Real Madrid, ma Real Madrid l'ha fatto sulla partita secca, ha fatto 2 gol in un minuto. E loro, tu neanche ne hai parlato, magari ne parleremo in un video dedicato. Ma loro questi piccolo, hanno fatto una squadra che non vinceva manco per sbaglio. Una squadra che non la vinceva manco. La Salernitana al momento è salva. Pazzesco. È salva. Pazzesco. La chiudiamo così perché è assurdo.